Allora, partiti, siamo qua a Genova, al terzo V-Day, tu chi sei? Io sono Fabrizio Savani, sono un consigliere... Puoi alzare la voce che qua le casse? Sono Fabrizio Savani, sono un consigliere comunale. Di Parma? Sì. Ecco, sappiamo che è stata fatta a settembre, mi pare, l'Assemblea dei 500, dove si è parlato di democrazia diretta con metodi di democrazia diretta. Quali sono gli sviluppi di questa giornata? Allora, gli sviluppi sono buoni perché sono stati messi i prodromi di un cambiamento culturale volto alla effettiva... all'effettivo inserimento della democrazia partecipativa all'interno dell'amministrazione pubblica. È stata fatta questa assemblea dei 500, in realtà erano un po' di meno, è durata una giornata, sono stati fatti degli open space technology dove praticamente più persone si sono confrontate su varie tematiche, alla fine è stata fatta una sintesi di tutte le tematiche affrontate, sono state portate poi dopo in comune dove il vice sindaco, l'assessore Nicoletta Paci, se l'è presa a carico e ha vagliato ogni singola tematica affrontata con i suoi dirigenti. È stata verificata la possibilità legislativa, regolamentare, diciamo così, di una singola tematica, quelle affrontabili, quindi quelle che si potevano gestire all'interno della pubblica amministrazione, verranno poi dopo inoltrate tramite un passaggio burocratico in consiglio comunale per l'eventuale approvazione. A seguito di questi sviluppi, secondo te l'anno prossimo riusciremo a mettere il bilancio partecipativo a Parma o il debito partecipativo perché non abbiamo niente in cassa o comunque qualche strumento efficace di democrazia diretta l'anno prossimo? Io ci spero, come sai il bilancio partecipativo prevederà una quota all'inizio modesta dove verranno recepite le tematiche che avranno incontrato l'adesione della maggioranza dei cittadini, quindi si stanzierà un budget per le tematiche che sono state affrontate dai cittadini. Io ci spero molto, non è facile dal punto di vista burocratico, però io ci spero. Dai, ci proviamo, no? Ci proviamo senz'altro. Ok, grazie, ci rivediamo a Parma allora. Ciao. Ciao. Ciao.